prove per i concorrenti di Music Star. Quest'oggi i ragazzi incontreranno i maestri che li guideranno nella preparazione dell'esibizione serale. Debbie, Isa, Daniele, Ketty, Francesco. Bene, io ho riflettuto un po' su ciò che canteremo in prima serata, quindi come ti avevo anticipato, Debbie, Cyndi Lauper, True Colors. Beh, mi incuriosisce questa ascoltare una tua interpretazione. Bene. E poi avremo modo di ascoltare anche successivamente i brani inediti. Isa, Gerardino Trovato, tu hai perso la città. E non solo quello. Allontana la casa, sono allontana la casa, quindi siamo. E quindi penso che come inizio già abbia trovato. Ok. Cosa dici? A me va benissimo, carica. Ti carica? Sì. Sì, poi è una canzone che dà carica, poi è stata uno dei successi di Gerardina. Che l'ha portata poi alla Sanremo, successo, quindi tu riesci anche risentirla da un'altra voce, sotto un altro modo, un'altra vita, un altro più giovane. Beh, Carmen Giardina era anche molto giovane quando ha fatto il primo Sanremo. Sì, quello lì è stato nei primi anni 80. Quindi anche lei aveva più o meno i suoi 22-23 anni. Daniele! Daniele, noi invece ce ne andiamo a Bari. Con Nicola. Ho fatto lontano da qua. Andiamo a Bari con Nicola, sì. Sì, mi incuriosisce la versione... La mia cosa bella, no? Mi hai anticipato che è una versione... Più jazz. Quindi ci sono brani che concorrerai molto belli. Cominciamo da questa, anche perché la prima esibizione dobbiamo cercare di combattere, dobbiamo cercare di sostenere, quindi dobbiamo tenere alto il livello anche di anni. Ci sarà modo per poi dimostrare anche il lato anche interpretativo, quindi con altri lati che comunque servono a una buona esibizione. Ketty, Fra il cielo e il mare, Stadio. Beh, un gruppo che preferisco. Tu sei una rock. Sì. Quindi vedo qui che di brani rock ne hai anche. Ti vedo. Poi la chiameremo Gaetana Furera. Come la chiameremo? Gaetana Furera. E quindi anche perché qua ha un viso molto... Significa rock, significa anche vissuto. Il rock per me è vissuto, cioè il rock oggi è inteso, come dire, io faccio il rock. Si dovrebbe dire io devo essere rock. E tu sei poi abbiamo Francesco. Beh, io non posso che ascoltare un brano di Dalla, anche di Marco, anche se poi ci sono altri brani comunque molto interessanti. E quindi che dici? Sì, va bene. Va bene? Va bene. Posso per poter dire le mie case, tu mai
Allora Isa, sei pronta? Sì. Allora, qui abbiamo il nostro Marco. Come ti è sembrata l'esibizione? Isa ha fatto un'ottima interpretazione, quindi si è difesa molto bene su quasi tutto il brano. E quello che gli consiglio è di essere più incisiva. Il mio consiglio è essere molto più incisiva, specie sulla parte delle strofe. Che sul ritornello sei andata molto bene, quindi come inizio veramente sei partita bene. Ci sono delle buone basi, insomma? Basi ci sono, sì, si sente che ha una buona base preparazione per quanto riguarda, quindi non ci resta che adesso partire. Allora Marco, ciao. Siamo qua dopo questa bellissima esibizione. Dicci un po', com'è stata l'esibizione ad esempio di Isa, che non è Isa però. No, è Debbie. Possiamo rifare? No, però vabbè. No, Debbie che ci ha portato... Non facciamolo bene il ragazzo, vediamo. Debbie, giusto, che ci ha portato la canzone di Cyndi Lauper che si intitola True Colors. Come ti è sembrata l'esibizione? Beh, Debbie ha rotto il ghiaccio. Beh, per fortuna non ho rotto solo è stata dura il suo inizio, perché appunto ha rotto il ghiaccio, però l'esibizione è abbastanza, dobbiamo migliorare. E cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di lì? Beh, la sua voce è una voce anche graffiante, quindi molto passionale. Molto tigrata. Tigrata, non tigre. E certamente deve migliorare più sulla ruolo interpretativo. Come avete visto, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, ma adesso sta a voi. Inviando un SMS con il codice del vostro preferito al numero 488-3888 potrete scegliere il vincitore di Music Star. Allora, siamo qui anche con te, Francesco Alborghetti. Sì. Com'è andata secondo te? È andata bene? Secondo me hai dato il massimo? Beh, si può sempre dare di più. Quella è un'altra canzone, però... Si può sempre dare di più, però comunque dato il tipo di ambiente in cui si è e non sparare i volumi a... Però comunque è andata bene. Lo strumento, non ho sparato a... È andata. Adesso ci penserà il nostro maestro Marco a distruggerti, perché finora è stato buono, devo dire. È stato... Lui presentava un pezzo di Lucio Dalla che si intitola Anna e Marco. Certo, una grande canzone. Mm. Francesco è stato bravo. È stato bravo, ha recitato, gli ha voluto dare un ruolo molto più recitativo che cantato, quindi... Quindi importante anche quello, no? Cioè l'interpretazione. Personalità. Sì, anche perché di norma io in base al testo così, io interpreto le parole. Sul senso della canzone interpreto anche le parole. Ok.
quello che dobbiamo fare, dobbiamo anche, siccome l'ho sentito anche su altri registri, dove deve migliorare, sentiamo. Ma migliorare dobbiamo solamente trovare la giusta, il giusto bilanciamento tra il suo recitativo e quindi il giusto vestito. Il giusto vestito. Come mi salvo? Se quando apro gli occhi non ci sei, così da sola non sono stata mai. Ketty Bertelli, che ho presentato Fra il cielo e il mare, la canzone degli Stadio. Sì, grande gli Stadio. Molto. Loro, tu, invece sono un è stata molto brava. A me, personalmente io non conto nulla, sì, però sì, a me è piaciuto. Sì, un bel acuto. A noi ci ha sbagliato due volte. Ci ha sbagliato due volte, non ne sentivamo. Sono io che devo giudicare. Ah, ma c'è anche il maestro Marco, vai, allora sentiamo. Pensavo l'avessero messo qui a caso. Il maestro. Bravo, cosa, loro dicono bravi, bravi. Sentiamo Marco. Vai, se dice la stessa cosa mi arrabbio. È stata brava. Ecco. Oh. Dici Marco. Bene, emozionata, molto emozionata, Ketty. È una leonessa, una voce grintosa, sei rock. Più sicura, devi imparare a diventare più sicura su quello che dici, quello che fai. Quindi, siccome hai le caratteristiche per dimostrarlo, fallo, non intimidisti mai. Innanzitutto, secondo te, cioè, sei andato bene secondo te? O c'è qualcosa che... Posso fare meglio, però è andato abbastanza bene. E allora chiediamolo subito al maestro, vai. Dove sta il maestro? Tutti possono fare meglio, anche lui certamente può fare meglio. Ha una bella voce, ha un bel timbro vocale, ha delle belle inflessioni vocali, e deve essere solo un po' più chiaro, devi essere più chiaro nelle parole. Perché il pubblico vuole capire ciò che tu dici. E anche perché, scusami Marco, ma devo sottolineare che ha cantato una canzone, diciamo, cantata da una donna, quindi comunque è stato molto molto bravo. Certo, una bella interpretazione su uno stile anche molto jazz, soul, quindi ha una vocalità, ha un bel timbro, quindi un bel registro vocale. Quindi riesce ad avere dei bei, diciamo, dei bassi belli profondi e anche una sonorità molto calda. Per l'interpretazione? L'interpretazione si deve migliorare, perché bisogna
tirare fuori quello che ha dentro, cercare di amplificarlo sempre. Come avete visto, ragazzi, ce la stanno mettendo tutta, ma adesso è il vostro momento. Inviate un SMS con scritto il codice del vostro preferito al numero 488-3888, perché il vincitore di Music Star dipende da voi. A domani. Ieri i ragazzi hanno sciolto il ghiaccio, ma per diventare un buon cantante bisogna studiare. Guardiamo un po'. Scusatevi che questa esperienza non è una gara fra cantanti, perché chiaramente tutti partite da situazioni diverse. Quindi è una settimana in cui dovete apprendere, dovete divertirvi, dovete superare quelli che sono oggi, no, i vostri punti di partenza, perché chiaramente insieme a Serena abbiamo gente che ha già fatto delle cose, quindi parte già da un livello diverso. Ma qui non è la questione del livello e quindi di arrivare, è la questione di apprendere in questa settimana, di avere una possibilità televisiva, quindi un'esposizione mediatica, e soprattutto guardare le loro facce, guarda le loro facce e capisci perché sono venuti qui. Sì, televisiva, ho capito. Sono d'accordo con Gregorio. Secondo te è stata una bella interpretazione quella che hai fatto? Secondo me è andata. Io ho chiuso gli occhi, sembrava il CD. Ma lo era. Dai, scherzi. Brava Jessica. Chiediamo subito al maestro cosa ne pensa di Jessica, quali sono state le cose, insomma, dove è stata. Maestro, le do 50 euro? No, guarda che questi proprio sono. No, Jessica vocalmente molto bene. È ripartita leggermente un pochettino incerta all'inizio, poi invece quando sei passata all'inciso, dall'inciso in avanti, veramente hai dato il meglio, si vede che ti serviva a scioglierti un attimino. Quello che ti serve è un pochino più disinvolta, cioè meno ferma, cioè, visto che quando fai specialmente un pezzo movimentato, eccetera, dare un attimino più di movimento, cioè. Sì, un po' di timidezza su. Beh, sì, sai, adesso in questi giorni. Ricordiamo sempre che comunque 15 anni, quindi comunque, certo, giusto, certo. Quindi comunque è normale che un po' di imbarazzo. Non voleva farlo sapere, ma adesso ricordiamolo, perché lo sanno tutti. 15 anni. No, ricordiamo che è importante, sì, perché comunque sono sempre i primi passi, no? Certo, ma chiaramente a tutto il tempo per... Sta già a un buon livello. Assolutamente sì, no, vocalmente siamo già a buon punto.
Allora, quello che non ti è piaciuto, abbiamo detto che il movimento è... No, non è che non mi è piaciuto, cioè, è per lei, essere più disinvolta vuol dire trasmettere qualcosa in più. Ok, un consiglio a Jessica? Un consiglio? Studiare, 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 questo sempre, chiaramente. E allenarsi appunto ad essere naturale, cioè non pensare a chi ti guarda, a chi... niente, è naturale, quindi muoverti con disinvolta. Siamo arrivati ad Amato. Niente commenti, niente da migliorare, sei... Allora, già uno con un cognome come il suo, Scarpellino, lasciamo perdere. Portava anche lui Francesco Renga, è l'uomo senza età. Vai. Beh, cosa dire, insomma, tanto penso che lo conoscano già tutti, insomma, perché comunque per le sue esperienze televisive, quindi ha già una gavetta alle spalle, ha già esperienza televisiva. Naturalmente questo è un punto di ripresa, no? Nei percorsi tante volte uno pensa ma come mai, no, questo è fattore di grande umiltà, di grande voglia di arrivare, di non perdere nessuna opportunità. E di mettersi in gioco. E di mettersi in gioco, di confrontarsi sempre, perché la vita è un confronto infinito, cioè non si finisce mai di migliorare, quindi è vero che lui ha veramente grande, grande voglia di migliorare. Cosa ti è piaciuto di più, maestro? Da lui vocalmente è molto preparato. Anche tecnicamente si vede che c'è una scuola dietro importante, quindi questo lo aiuta in tutto quello che fa e lo aiuterà per il suo proseguo. Quindi gli elementari sono serviti. Sì, sì, direi di sì, direi che siamo alla scuola superiore. Ecco, alla scuola superiore. L'ultima cosa, un consiglio che puoi dare ad Amato? Beh, il consiglio è quello scontato, chiaramente, visto che lui ci crede veramente, ci deve credere, deve continuare e sfruttare tutte le opportunità che gli vengono date e che lui chiaramente si va a cercare. Certo. Non è che uno bussa a casa e dice vuoi venire, uno si guarda in giro e cerca delle opportunità. Yeah.
Allora, Fabrizio, siamo qui con il maestro Gregorio Mascaro, che adesso ci tartasserà, perché... Ora ti massacra. No, non è vero, non è vero, è bravissimo anche lui e sentiamo che cosa ne pensa di te. Ricordiamo cosa ha portato, eh? Ha portato un brano di Francesco Renga, Meravigliosa. Esatto. Il pezzo intanto è difficilissimo, come tutti sapete, insomma, Renga ha un'estensione particolare. Tu l'hai fatto molto bene, l'hai fatto veramente molto bene, perché tra l'altro siete partiti tutti con la voce fredda, quindi non l'avete scaldato, non l'avete fatto, siete venuti qua, via, pronti via, l'avete cantato, quindi bravo. Anche rotto il ghiaccio, ha rotto il ghiaccio, certo. Grazie. Allora, maestro, com'è stata appunto l'esibizione? Cosa ti è piaciuto di più, cosa non ti è piaciuto? Allora, quello che mi è piaciuto è l'espressività, quello che mi è piaciuto meno è l'uso del microfono, cioè forse in alcuni punti l'hai allontanato troppo, quindi magari poi in registrazione ci sono dei punti in cui la tua voce magari non emerge per quello che invece veramente è. Hai cantato veramente bene, quindi magari l'escursione che fai col microfono è leggermente, esatto, un pochino esagerata, però nel complesso veramente. Se no ti blocchiamo il braccio la prossima volta. C'è qualcosa che deve migliorare o va bene così? Vabbè, da migliorare c'è naturalmente c'è sempre. Mica te la potevi cavare così. Ci abbiamo provato. Ma c'è sempre. Piccole imperfezioni ci sono sempre. E poi la scioltezza, cioè devi essere più tranquillo, cioè pensare meno a quello che ti succede intorno e muoverti con disinvoltura. Per chiudere, un consiglio? Beh, un consiglio, adesso in questi giorni vedremo insomma insieme tutte le cose da fare, i vari passi da fare, però direi che partiamo da una buona base. Perfetto. Vai Fabrizio. Grazie, eh? Fabrizio. Aiutate il vostro artista preferito votandolo con un SMS al 488-3888. Hanno bisogno di voi, eh! Quindi insomma ha avuto poco tempo per provare, quindi insomma ci metteremo in riga, sì, ci metteremo in riga piano piano. Cercheremo di fare del nostro meglio. Faremo del nostro meglio, però adesso brava. You got to be.
qua, la piccolina. Allora, se è piccola ma c'ha un vocione incredibile. Rigacci presentava Simply the Best di Tina Turner. Cioè, un pezzo... Un pezzo storico. Poi Tina Turner, insomma, è una grandissima interprete. E lei è grandissima, nel suo piccolo è grandissima, perché è una bambina, chiaramente, non dimentichiamoci, è una bambina a 9 anni, quindi non bisogna responsabilizzarla più di quello che è. Devi prendere le cose come un gioco, logicamente, ti devi divertire, e penso che tu ti sei divertita. Ci ha fatto divertire anche a noi. Esatto, e ci ha fatto divertire anche a noi. A noi è piaciuta tantissimo, beh, bisogna dirlo, non posso dirlo. Lui è innamorato. No, ma possiamo dirlo, è veramente, sei stata brava, devo dirti che sei stata brava, e ho visto anche tutti gli altri compagni eccetera che sono rimasti, insomma, perché probabilmente non ti avevano ancora sentito cantare, quindi questa tua prima esibizione direi che ha colpito nel segno. C'è qualcosa che deve migliorare, Serena? Deve migliorare. C'è sempre chiaramente, insomma, alla sua età adesso deve pensare a divertirsi più che migliorare. Poi il miglioramento verrà nel tempo, ma tu sei già veramente brava. Prendendo spunto proprio dall'esperienza che hai, pensando, essendo una bambina di 9 anni, qual è il consiglio che gli puoi dare per una bambina che si approccia, diciamo, a questo mestiere così da, a 9 anni? Ecco. Certo, il consiglio è naturalmente quello di pensare prima di tutto alla scuola, di pensare a giocare, perché a questa età non si può rinunciare a giocare nemmeno per una passione. E quindi questa deve rimanere per adesso una passione. Naturalmente la devi coltivare in modo che quando diventerai più grande capirai se è veramente questo quello che vuoi fare. E con questa voce. E con questa voce sicuramente. Brava, okay, Serena. Grazie Serena. Votate il vostro preferito, inviate un sms con il suo codice al 488-3888. Hanno bisogno di voi e anche noi, quindi ci vediamo domani. È stata dura. Dopo una lunga selezione abbiamo scelto i protagonisti della prima edizione di Music Star e vogliamo sapere tutto. Attenzione ragazzi, un momento serissimo. Un momento che a questo punto si fanno le cose serie. Il tutor Mario, il nostro, di Gioia. No, di Gioia. Pure noi, sta provando un suo pezzo, sta concentrando scrupolosamente. Noi guardiamolo a trovare in sala prove. Sta provando, sta, è attentissimo, guardatelo. Ma di Gioia! Maestro, ma che piccolina! Lei deve provare con i ragazzi, non si può far bello, solo perché c'è la TV. Ma io sono già bello, cosa vuoi che ci faccio? Beh, mi hanno chiamato per rendermi ancora più bello. Ma scherzo a parte. Guardati attorno, ma con fare indifferente, nel senso che se ti giri verso sinistra perché lì c'è il volume della musica, non farti vedere che gli chiedi di alzare il volume della musica, chiaro? Quindi girati come con fare indifferente, come se avessi necessità di vedere lo sguardo di qualcuno, ma senza che questo debba essere un interrogativo, cioè tu non stai interrogando le persone per capire se stai facendo bene o se stai facendo male, perché tu fai già bene, chiaro? Tu stai già lavorando bene, quindi hai necessità di trasmettere questa tua emozione nei confronti della gente, nei confronti del pubblico, ok? Okay. E quindi devi cercare di fare in modo che magari ti guardi le luci con fare indifferente, come se stessi in questo momento stessi sognando qualcosa. Fatti passare nella mente un sogno, magari in quel momento, no?
così tu trasmetti questa emozione nei confronti del pubblico mentre stai pensando a quello che stai cantando. Magari pensa a un piccolo sogno su quello che tu stai dicendo, le parole della musica in quel momento. Okay? Ok? Proviamo a fare questa cosa e vediamo cosa succede. Nadege, mi raccomando, togli quella mano così. Te la taglio, eh? Una volta con la mano sinistra e poi un'altra volta con la mano destra, ok? E quindi ti devi ricordare queste due cose, in modo che tu cambi il microfono quando ti lisci i capelli durante il giorno con la mano sinistra e durante la sera con la mano destra, o viceversa, ok? Ti devi ricordare che devi cambiare la mano del microfono, ok? Allora, riproviamo un attimo. Guarda, adesso è arrivato lui, adesso purtroppo non andiamo più avanti, va a capire cosa succede. Salve. Però senti, prego, guarda, vado, pronti, dai. Io sono arrivato adesso ho visto il cambiamento della... aiutatemi sempre col nome che me lo perderò tutta la sera. Nadege, che è veramente un cambio veramente molto importante, perché da un pezzo come quello di Noah che cantava, abbiamo visto alle prove, dove cantava quel pezzo della vita è bella, a un pezzo più ritmato, questo di Zucchero. Ma noi recupereremo anche quella. Ah, recupereremo anche quella. Noi recupereremo anche quindi quella vedremo... perché, ma la imposteremo in modo diverso. Quindi vedremo due versioni, brava, brava, sia quella lenta che quella ritmata. Così si fa. Ok, dovremo lavorare per fare in modo che il risultato sia straordinario anche su quella canzone. La faremo meglio di Noah. Che maestro che abbiamo qui, eh? Oh, lui canta col... Vediamo che parte la base, perché adesso abbiamo... Queste sono proprio le prove in diretta, capito? Proprio vediamo backstage, proprio delle prove, col maestro. Arriverà. Ah, Emma chi te la fa? La fai tutto da solo, fa tutto da solo, fa tutto lui, fa Emma, lui, fa tutto quanto. Bravo ragazzi, bravo. Vai. Piangerei come pioggia, tu piangerai e ti andrai come le foglie col vento d'autunno, triste tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai, ma si sveglierà
tratti in sorrisi lucenti tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà, oh arriverà una frase, una cura di quelle che poi ti sorprenderà, oh arriverà una frase, una luna di quelle. Penserai, ricordati di prendere che la vita è ingiusta e piangerai, come ti ho detto, e ripenserai alla volta in cui ti ho detto no, non ti lascerò mai, poi di colpo tu intorno a noi, adesso approfitta, ma sì. Se avete già scelto il vostro preferito, segnatevi il suo codice ed inviatelo al 488-3888. Con la voce, perché crede sempre in ciò che vuole.
sempre in ciò che vuole, non si fa mai condizionare. Credi che la formula di Alice sia solo un progetto per gli stolti, stanchi della vita, stanchi degli intoppi, cercano una scusa per sentirsi gran... Diego, fammi una cortesia. Sì. Prova a tapparti un orecchio. Ok, così? Ok, okay. Perché hai, ci sono delle, dei passaggi dove hai un calo della voce, ma non è un calo della voce determinato dal fatto che non ci arrivi, perché sono delle note abbastanza normali. Resta però il fatto che probabilmente tu senti male la musica in quel momento. Quindi ho bisogno di capire intanto qual è l'orecchio dominante. Ok. E poi cerchiamo di mettere un attimo di ordine dentro tutta la canzone. Okay? Bene. Ricordati sempre, il microfono non è uno strumento che serve per cantare, è uno strumento che serve per fare spettacolo. Quindi non lo utilizzate come uno strumento soltanto che deve servire per amplificare la voce, ma cercate di utilizzarlo facendo in modo che diventi un giochino in mano. Mentalizzatevi su questa cosa perché è fondamentale, ripeto, per lo spettacolo. Ok. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come mai, perché un dolore che ne sale, che sale fa male. Arrivo sul ginocchio che trema e so perché. E non arresta la corsa, non si vuole fermare, perché un dolore che ne sale, fa male, fa male. Ora lo stomaco, fegato, vomito, fino, ma c'è. Ma quando arriva la notte, resto sola con me, la testa parte, va in giro, in cerca di suoni, perché di vincitori ne vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Lo stomaco è resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è un dolore che sale e fa male. Arriva il cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta, in un attimo scoppia e mi esplode la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Palco, lo dico per tutti quanti, servono per evitare che voi guardiate il pubblico. Le luci che vi abbagliano devono servire anche per questo. Quindi non guardate, fate finta che il pubblico non ci sia. Pensate soltanto a quello che state facendo e pensate soltanto alle vostre canzoni. Basta. Ok? Questo deve essere. Vi siete fatti un'idea? Se avete scelto il vostro preferito, segnate il suo codice ed inviatelo al 488-3888 e vi aspettiamo domani.